No, allora, beh, oddio, non ti misurare con gli americani, per fortuna non abbiamo il coraggio degli americani. Ti vorrei ricordare che proprio per questo coraggio vanno in giro pim 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 pim, capito? Quindi, ok, controlliamo gli americani, senza dubbio, la stessa è assolutamente giustificata. E, insomma, non parlerei di coraggio, ma proprio di mossa giusta. Ecco, siamo in grado di fare una mossa giusta noi? Sì. Cinema. Grazie. Il cinema viene dato sempre per morto, ma poi alla fine si vive sempre. Ci dobbiamo chiedere se ha ancora qualcosa da dire. Secondo te ce l'ha? No, tu devi parlare con altri amici. Chi è che ti dice che il cinema è morto? Cambia interlocutore. Il cinema è vivo, è vivissimo. E te lo dice una che lo fa da 30 anni, non sa neanche perché. Quindi c'è una specie di linfa. Sì, no, sì. Oh, è di nuovo. Scusa. E ce l'ho col tuo microfono. Vabbè. E quindi no, no, non lo diamo per morto il cinema. Lo diamo per vivissimo, anzi. Hai detto il cinema l'ho fatto da 30 anni. Sì. 30 anni. Con l'esperienza, con i film. Le emozioni invecchiano oppure no? Ma che? Ma io ti voglio far sentire come mi batte il cuore. No, ma cosa? Guarda, sicuramente dopo 30 anni qualcosa cambia, cioè hai più controllo, ma cambi perché cresci come donna, non è che poi come professionista impari delle cose, quindi un po' ti assetti, se no che stiamo qui a fare, ci dobbiamo un po' aggiustare. Però se ti passa quel friccicore è finita. No, a me mi si rovella lo stomaco sempre. Va bene. Un po' sì, un po' di pathos, che poi lo metti anche nelle cose che fai. Cioè, ci sono cose che mi commuovono, no? E quindi entro dentro la storia e ci faccio cascare anche a te. Se non ci casco io, non ci casco neanche te. Carlo Conti, tutto tranquillo, non stavo iperventilando per lui. No, vabbè, ma lui, allora lui però certe queste cose sono proprio la sua il suo ambiente, capito? Vabbè, ma che ti vuoi dire? Senti, ma dopo tutti questi anni c'è ancora un sogno, un ruolo che vorresti fare che ancora non sei riuscita? Ah, oddio, sì, beh, certo, è chiaro, però mi ci devi far pensare un po' e qui non abbiamo tanto tempo, però sì, certo, ma devo dire che adesso dopo che sono stata donne molto solari, molto empatiche, sono arrivate poi le donne più chiuse, più carismatiche, anche più controllate, adesso stanno arrivando un po' le stronze. Ma mi devo fare una domanda, secondo te? Ma non lo so, però invece un'altra domanda carina che mi viene in mente: è più emozionante un red carpet come questo o trovarsi davanti il Presidente della Repubblica Mattarella? No, beh, oddio, il Presidente è stata una cosa, devo dire. Poi c'era Giappi Cucciari che rendeva tutto così ironico e meraviglioso, quindi e lui mi sembrava divertito. Oddio, perché mi devi far scegliere? Devo proprio? Dai, scelgo il presidente. Sempre col presidente. Beh, sì, era troppo tenero. Sì, secondo me si è annoiato moltissimo, peraltro. Poi c'era questa faccia serena, è stato carino. Grazie mille. Grazie a te. Bocca al lupo. Ciao, ma poi alla fine vive sempre, ci dobbiamo più chiedere se abbia ancora qualcosa da dire, secondo te ce l'ha. Assolutamente. Perché